ruolo di vita, lei ha lavorato con maestri del cinema italiano come Marco Bellocchio, Marco Tullio Giordano, Mimmo Calopresti, Nanni Moretti, e poi come, con un genio della cinematografia mondiale, direi, come Woody Allen. Sì, e anche Emmerich. E anche Emmerich. Allora, intanto la differenza tra girare un film con registi italiani e americani, e poi in un gioco della torre gigantesco, con chi vorrebbe tornare a lavorare e con chi no? Allora, tanto l'ultimo non la dirò mai, con chi non si dice mai. La differenza fondamentale è questa, dovete capire che il cinema americano è un'industria e quindi è improntata a un sistema diverso di lavorazione, in cui anche l'ultima comparsa è, ed è fatta sentire, parte fondamentale di un film. Hanno dei budget, noi ci dimentichiamo, ma hanno soprattutto la cura di tutti i settori. Ogni reparto è, come dire, loro dicono skill, cioè performato, è lanciato per fare il meglio del suo lavoro. In Italia ci arrangiamo, pochi soldi, i produttori ne hanno pochi, ne investono meno, si pensa più a dire facciamo un prodotto, cioè la qualità è secondaria, ma noi non siamo un'industria, noi siamo ancora un artigianato che arranca, e quindi al di là di poi lavorare con registi fantastici, pignoli, bravi, esigenti, cozza contro la realtà delle cose, cioè se i soldi sono pochi devi girare, insomma, io faccio televisione, ne faccio tanta. Signori, buona la prima, è una fase che voi forse conoscete, se amate questo mestiere, buona la prima ormai è un quotidiano, cioè non c'è tempo di provare, perché anche i registi, ma non per cattiveria, hanno da girare un mare di roba, quindi si va un po' all'improvviso. Da qui decade la qualità, ma è il periodo e noi cerchiamo con la professione di sopperire alle carenze organizzative delle prove e cercare di dare a quello che facciamo un senso comunque concreto. Però il mercato italiano è molto più piccolo, quindi girano meno soldi, e per fare il cinema i soldi ci vogliono. Perfetto, quindi non ci vuole dire con chi non lavorerebbe, ma allora... Ma no, io non lavorerei mai con i registi violenti, maleducati, con i registi troppo pieni di sé o troppo vuoti di sé. A me piace creare, per me provare un personaggio è la parte più bella, poi quando lo giri ormai il lavoro è già fatto. Lavorerei con tutti quelli che lavorano. Per un meno male mi dicono tutti quelli che sono stati i miei registi, tornerebbero a farlo con me, quindi questo è un senso positivo delle cose, ma sai, non c'è la persona con cui non lavori non c'è, c'è la qualità, ci sono i registi che lo fanno perché sono figli di qualcuno, o perché non sanno cosa vogliono fare, o perché pensano che... Ah, ecco, io non lavorerò mai con gli attori, con i registi che non amano gli attori. Un maestro che le manca allora? Vabbè, io ne ho avuti due straordinari, il primo è Renzo Palmer, io a Renzo Palmer devo tantissimo, perché quello del teatro che ho imparato, lo devo a lui, è un altro grande attore che forse non mi dirà, ma cercatelo, Gianni Galavotti, un signore dello spettacolo, e per il cinema Giannino, io quello che devo l'ho imparato in un film con lui, dove per una follia siamo arrivati insieme a lavorare, io e Giannini è, diciamo, è il mio papà del cinema. Stasera vi tirerà il premio per un cortometraggio dal titolo Candida, che si parla appunto, dove il tema è l'Alzheimer. Intanto la differenza tra un cortometraggio e un lungometraggio? Il cortometraggio nel giro di poche scene si deve concludere la vicenda. Nel lungometraggio si ha la possibilità di interpretare più a lungo il personaggio. Io personalmente amo moltissimo i corti perché è tutto concentrato, le emozioni, è molto intenso, tu nel giro di una scena o due devi dare il doppio, il triplo di quello che daresti in un lungometraggio. Nel Sorriso di Candida io interpreto una mamma con l'Alzheimer e dico la verità, ho molto sofferto, perché pensare che una malattia malvagia come questa malattia che ti impedisce di riconoscere i tuoi figli, l'uomo che hai sempre amato, i tuoi nipoti, penso che è terribile. Spero che questo cortometraggio lo vedano chi ha la possibilità di dare soldi per la ricerca, perché è veramente una cosa molto brutta. Molto quindi brutta. Anche uno scopo benefico, anche oltre uno che, sì. Diciamo artistico. Sì, sì. Sappiamo che lei ha girato uno spot in Francia, pubblicitario naturalmente, con un maestro del cinema americano, sì, che è David Lynch.
e con un attore famosissimo che è Depardieu. Com'è stata questa esperienza? Questa esperienza è stata grandiosa. Ho imparato da Gérard Depardieu che cosa vuol dire essere umili, essere grandi ma essere umili. Davide Lynch è un maestro, è un genio, sì. Quindi sono stata molto, molto, molto felice di aver preso parte a questa cosa. Ha trovato differenze comunque tra girare un film con un maestro del cinema americano e comunque due registi italiani? Sì, questo tipo di regista è più concreto, come posso dire, in due parole ti dice quello che devi fare. E sa, almeno la mia esperienza, sapeva esattamente quello che voleva dall'attore, quello che voleva da parte di tutti quanti. Quindi è stata una bellissima esperienza.